Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi scopriamo altre creazioni in resina e questo video in particolare è in collaborazione con Alessandro Kawaii. Vi lascio qua il suo nome e se andate giù all'info box troverete il link al suo canale. Mi raccomando, passate a trovarlo perché veramente è un creativo molto bravo. Queste creazioni purtroppo le ho dovute fare di fretta e in furia perché è una settimana un po' particolare, quindi ho pochissimo tempo, però comunque ci tenevo lo stesso a fare questa collaborazione e quindi per la maggior parte vedrete delle creazioni che non hanno ancora la rifinitura. Comunque nel frattempo le scopriamo, poi se in caso le finisco in un secondo modo. Abbiamo pensato con Alessandro di fare questo scopriamo le creazioni in resina. Lui farà uno scopriamo le creazioni in colla a caldo a tema, perché finalmente sono riuscita a sistemare la stampante e quindi vedere delle creazioni a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Altre cose invece che non c'entrano niente sono queste, però visto che mi era avanzata della resina, perché ho fatto vabbè, altri macelli, lasciamo stare, mi era finito il componente B della resina della Prochima, quindi non sapevo come fare perché avevo finito tutto quanto, quindi ho messo il componente A, una volta che poi ho inserito il componente B mi sono accorta che in realtà era di meno e quindi non bastava, e quindi mi sono detta oh mio Dio che devo fare, meno male che mi è venuto in mente di metterlo, di mischiarlo con la resin Pro e solo dopo ho visto gli ingredienti erano uguali. Nel frattempo l'ho mischiata senza sapere cosa ne sarebbe uscito fuori, però sono uguali, i componenti sono uguali e in effetti si è indurita. Comunque, bando alle ciance, inizierei subito dagli scarti. Ho provato, qua sono riuscita con molta fatica perché ero troppo curiosa a cacciare fuori lo stampo, anche se un po' si è rotto. Ho provato gli stampi che abbiamo fatto qualche video fa con la colla a caldo, non so se l'avete visto quel video, se non l'avete visto vi lascio il video qui nella i. E praticamente, a parte che l'ho rotta e è ancora un po', diciamo, molliccia, quindi la lascerò ad asciugare. E in realtà si fa una fatica immane a cacciarla fuori dagli stampi, però sembra che sia funzionata la cosa. Poi vediamo la chiave di violino. Eccola, vabbè, diciamo che non è venuta proprio benissimo, in quanto come vedete è molto piccolino e quindi non sono riuscita a mettere bene la resina, però devo dire che non è uscita affatto male. Poi abbiamo questo qui. Che carino! Anche questo è uscito perfetto, solo che praticamente non è dritto e quindi si ha questo problema qui. Però devo dire che è uscito abbastanza abbastanza bene. Poi abbiamo la luna. Ragazze, no. Praticamente questa è troppo sottile e anche troppo piena di dettagli e quindi non riesco assolutamente a tirarla via intera. Questo è il risultato della luna che si è spezzata, però, cioè, in teoria era anche uscita. Se non fosse che appunto non si spezza perché è troppo fragile. Bene, buttiamo via. Buttiamo via, buttiamo via. Adesso questo è il cameo. Vediamo come è uscito. No, vabbè. Ok. Ce l'ho fatta. Indubbiamente lo stampo faceva schifo, quindi indubbiamente è uscita una schifezza anche questo. Però in teoria, visto e considerato che poi ci dovrò mettere una foto sopra, il risultato non è malvagio. Anche se è sempre morbidino. Adesso non so se il problema è la colla a caldo, lo stampo con la colla a caldo o se è la resina. Ma questi sono asciugati, quindi il problema è la colla a caldo. Questo così col nero e poi sempre col nero questo. Molto carino, molto molto carino. Questo. E poi i fiocchettini che vedete tutti quanti fuori così li vedete tutti quanti insieme. Questi sono quelli neri, finalmente li ho provati tutti quanti insieme. Io non so se potete notare la piccolezza di questi stampi. Guardate questi fiocchetti come sono piccolini, ma sono sinceramente carinissimi. Ok, quindi veniamo al tema che ho utilizzato con Alessandro ed è appunto Alice nel Paese delle Meraviglie e abbiamo questo cameo
appunto, lo scopriamo perché è già così. Ed è questo disegno bellissimo di Alice, trovarlo sempre su Pinterest. E siccome poi non mi piaceva che si creava il bordino laterale, ho cercato di inserire dei glitter. Penso che adesso ci passerò del lucido o della resina di nuovo per fissarli bene, però credo che l'effetto sia veramente bellissimo e penso che ne farò degli altri molto simili, perché non so voi, ma a me piace tantissimo. Stop. Mettiamo qua perché non ho più spazio. Poi vediamo il cuoricino dello stampo Love, ancora pezzi vecchi. E come vi ho già detto prima, purtroppo non ho avuto tempo di finirli completamente con lo strato di sotto. E quindi facciamo una cosa che è molto divertente e mi piace. Ditemi voi nei commenti come devo finire queste creazioni, con quali colori dovrei finirle. Sono più o meno simili come colori, quindi fatemi sapere secondo voi come le finisco. Magari con uno creiamo insieme e poi le finiamo. E questa è Alice sempre. Ed è stupenda. Adesso io non so come farvelo vedere. Eccola. Ed è appunto questa immagine astratta di Alice con tutti quanti i cuoricini e poi mi piaceva il contrasto con il viola e il bianco e credo che sia carinissima. Io magari la rimetto a posto. Poi abbiamo un'altra che è questa qui. Toglierle così è veramente complicato. E quest'altra qui. Guardate che carina, e Alice è arrabbiata, bellissima. E ho fatto l'arancio appunto per contrastare un po' l'immagine stessa, e mi piace tantissimo. E poi per finire abbiamo questi quattro qui, che mi piace sempre questo stampo da utilizzare, e abbiamo questo viola. Bellissimo, poi abbiamo, ovviamente mi sto riempiendo di glitter perché non è finita ancora la resina. Questa che carina, anche questo ho voluto riprendere il rosso dell'immagine, ecco forse così si vede un po' meglio. Sì, poi abbiamo qua c'è Alice in una bottiglia, sono sicura che mi ricordo, e l'ho colorata io che il disegno è in bianco e nero. Ma che carina! Bellissima. E poi ci ho messo il fiorellino, bellissima. E qua finiamo con un'immagine un po' generale con varie immaginine, come per esempio la chiave, Alice, un cupcake, poi abbiamo la bottiglietta e il bianconiglio. Guardate che carino. Sono veramente bene. Quindi niente ragazze, queste sono le mie creazioni e spero che vi siano piaciute. Io quella che adoro in particolare è questa e mi piace tantissimo anche questa, ma anche questa, sono tutte quante belle. Fatemi sapere, mi raccomando, secondo voi quale colore devo utilizzare per il retro delle immagini, così lo facciamo poi in un prossimo creiamo le creazioni in resina insieme. Io con le mani piene di brillantini vi saluto, vi ricordo che se non siete ancora iscritti al mio canale iscrivetevi per non perdere gli altri video. Se il video vi è piaciuto un bel like, mi raccomando, e noi ci vediamo la settimana prossima con altri video. Ciao!